Scrittori per la ricostruzione, l'obiettivo forte della Regione Marche è ripartire dopo il sisma del 2016, come farlo? Attraverso la cultura, attraverso parole, immagini, foto, come stiamo raccontando da tempo, attraverso anche, perché no, libri che ci raccontino, che raccontino dalle Marche alle Marche, ma perché no anche a livello nazionale, come abbiamo vissuto quei momenti, ma soprattutto come riuscire a voltare pagina, visto che parliamo di testi. Per raccontarci questo, per il filone, la collana sostenuta dalla Regione Marche e degli editori per la ricostruzione, diamo il benvenuto a Carlo Pagliacci, che tra l'altro è un collega giornalista e che edita La Notte della Polvere, Zefiro Editore. Perché intanto la scelta di raccontare il terremoto attraverso un libro? Ma non è il primo libro sicuramente che racconta il terremoto, però forse è l'unico libro che lo racconta da un punto di vista, diciamo, non umano. E non vorrei svelare ovviamente il significato profondo del testo, ma sicuramente il terremoto è stato un dramma, una tragedia che ha coinvolto migliaia di famiglie, ha devastato paesi interi, ha procurato morte, però ha scosso profondamente anche la natura. Ecco, il punto di vista che si racconta nella Notte della Polvere, questo titolo evocativo scelto da Massimo Dell'Orso e Maria Cristina Garofalo, che sono gli autori, è proprio questo: la Notte della Polvere vissuta, interpretata e sentita da chi umano non è, ma non è un extraterrestre ovviamente. Mi sa che qualcosa è intuito, ma per saperne di più sarà bello, piacevole sfogliare questo libro, entrare attraverso le pagine, attraverso le parole, in quei momenti drammatici vissuti a 360 gradi dalla natura umana e non solo. La polvere, purtroppo, perché di quei giorni ci ricordiamo soprattutto le immagini della polvere che ha dominato anche i cuori purtroppo per mesi. L'obiettivo anche di questo libro è dare una spazzata via a quella polvere, perché ce n'è ancora di polvere, c'è bisogno di questo libro. Sì, c'è bisogno, anche perché ha una finalità sociale importante questo libro. Voglio ricordare che Massimo Dell'Orso è stato per molto tempo il custode responsabile del centro faunistico di Castel Sant'Angelo sul Nera, che è stato distrutto dal terremoto. Il 25% del ricavato della vendita di questo libro sarà donato al Parco Nazionale dei Monti Sibillini proprio per la ricostruzione. Quindi ecco un segnale chiaro, forte, per far sì che quella polvere venga spazzata via. La sfida è altrettanto, qui mi appoggio sul fatto che sei anche un collega, ci diamo del tu in questo senso, laddove purtroppo la politica, la burocrazia non sono ancora riuscite a farci voltare pagina in quei territori, la sfida della Regione Marche è provare a farlo con la cultura, provare a farlo con i libri, con le storie, con i racconti. Secondo te ci riusciremo in questo caso? Io credo che sia un altro tassello di un lavoro importante che credo a diverso titolo e con diverse responsabilità in molti stanno portando avanti. Penso che possano esserci stati anche degli errori, delle difficoltà, delle incomprensioni, ma l'obiettivo comune è quello di ripartire prima possibile per dare una chance, un'opportunità a questi bellissimi territori di avere un futuro, e quindi parlarne bene, farne parlare anche gli scrittori, credo che sia un'ottima cosa, e più siamo, più saremo e meglio sarà. Il futuro anche nel campo dell'editoria, anche nel campo di quei testi che raccontano di storie di vita vera, di vita vissuta, è questo il segreto? Cioè, piuttosto che andare a cercare storie particolari, raccontare quello che l'uomo può raccontare di sé, cioè storie vere, storie concrete. Questa nuova chiave di lettura dell'editoria, raccontare storie, in questo caso storie di terremoto, può permettere, visto che l'editoria italiana, lo hanno raccontato un pochino tutti, vive un momento difficile, siamo 273esimi al mondo come lettura di testi, l'utilizzo delle storie può essere la chiave di volta? Ma la storia c'è sempre stata, le storie raccontate sono sicuramente una chiave per cercare di avvicinare i lettori. Io penso che questa storia è una storia particolare, diversa, ma sicuramente è una storia più originale tra quelle raccontate, abbiamo sentito, questo è il titolo dell'intervista, no, da collega. Beh, sicuramente è originale, ma devo dire che è anche una di quelle storie che dà il senso del lavoro dell'editore, cioè
sia orgogliosi di far parte di un progetto editoriale che ha prodotto libri come La notte della polvere. Quindi io da questo punto di vista sono veramente contento. Ben vengano tante storie. Più storie ci sono, più magari avremo possibilità di raccontarle e magari riusciremo anche a cogliere la curiosità dei lettori.